Bene, l'argomento di oggi è i principi basilari del Bhakti Yoga, no? Abbiamo intitolato questo incontro di oggi. Allora, vediamo cosa significa yoga. Vediamo prima cosa significa il termine Bhakti Yoga, poi dopo vediamo quali sono i principi basilari. Yoga cosa significa? Qualche idea? È una specie di ginnastica. Sì, spesso è inteso così, spesso le persone intendono, perché effettivamente lo yoga include, no? Parte dello yoga, o la parte iniziale dello yoga è la parte più fisica, che aiuta la persona gradualmente, no? Col controllo dei sensi, l'equilibrio, no? Fisico, aiuta gradualmente la persona ad arrivare più a una concentrazione mentale, un equilibrio mentale. Per poi arrivare, perché corpo, no? Corpo, mente, anima, cioè per poi arrivare anche alla parte più profonda dello yoga, che è la parte più della meditazione, la concentrazione mentale, no? Più diciamo l'evoluzione in stadi superiori di coscienza, no? Stadi spirituali. Il termine yoga, anche se generalmente è inteso come appunto come una ginnastica quasi, no? O comunque qualche esercizio più fisico, il termine yoga in se stesso significa? Sapete cosa significa? Unione, bravo, unione o collegamento? Col divino, col sé e col sé supremo. Yoga, il termine yoga vuol dire il sé o il sé supremo, cioè un collegamento con il nostro sé più profondo e con il sé supremo, che comunque sono inseparabili in realtà. In realtà tutte le scuole tradizionali di yoga spiegano che noi siamo eternamente esseri, tutti noi, esseri spirituali, collegati con l'essere supremo, no? In una relazione inscindibile in realtà. Poi, come tutte le relazioni, sono volontarie, chi vuole l'accetta, chi vuole la rifiuta, chi vuole no, fa da solo, se no può riunirsi. Ma lo yoga, proprio il termine yoga significa proprio questo, unione, collegamento, quindi ricollegarsi con la nostra parte più divina, più profonda, più elevata. Per yoga si intende quello in verità, anche se magari non tutte le scuole spiegano chiaramente questo, tutte le scuole di yoga, anche perché è più, come dire, è più conveniente commercialmente parlando insegnare solo la parte fisica, perché le persone oggi cercano più, no? Benefici a livello fisico, ma non è la parte più profonda dello yoga, non è la parte più, non è completo. Quello, lo scopo, lo yoga include, come ho detto, aspetti fisici che servono solo, sono propedeutici, favorevoli per poi arrivare al controllo della mente, perché la mente è il ricettacolo delle gioie e dei dolori, la felicità, il piacere e la sofferenza si sperimentano a livello mentale. In realtà il corpo in se stesso è un elemento, sono elementi materiali, infatti vedi, con l'anestesia non senti più niente, anche se il corpo è ferito o soffre, no, dipende dallo stato mentale, o anche in stati di profonda meditazione uno non percepisce molto i disagi o i piaceri esteriori del corpo, perché è il sé quello che sperimenta. Quindi il fine dello yoga, il fine degli esercizi fisici è arrivare gradualmente alla concentrazione mentale, che ci permette, quando la mente è controllata, dice Krishna, no? Nella Bhagavad Gita, il testo basilare delle tutte le tradizioni, no? Orientali, tradizioni dello yoga, Krishna dice, quando la mente è controllata la persona trova la pace. Tutti vogliamo la pace, no? Tutti cercano pace, tranquillità in questo mondo così agitato, così disturbato, travagliato. Ma la pace non si può trovare senza arrivare al controllo della mente. Non è una condizione esterna. Una condizione esterna perfetta non esiste. C'è sempre qualcosa che manca. Se non altro, appunto, perché quando la mente è agitata, anche se tu hai tutti i piaceri di questo mondo, lo stesso non ce l'ha. Come dire, lo stesso non puoi godere pienamente della vita, diciamo, no? Quindi il fine delle pratiche yoga fisiche, secondo me le asana, le posizioni fisiche, o il pranayama, la respirazione, è portare al controllo della mente.
Quando la mente è controllata si trova la pace. E quando la mente è controllata, dice Krishna o dice, dicono i Veda, poi la persona può percepire anche il sé. Come l'esempio che viene dato è bello, come uno specchio d'acqua, un laghetto, quando l'acqua è ferma, tu vedi il fondo, vedi cosa c'è sul fondo, no? Vedi molto bene, se l'acqua non è troppo inquinata e pulita, si vede bene tutto il fondo, si vede tutto quello che succede sotto l'acqua. Così allo stesso modo, quando la mente è controllata, noi possiamo percepire il nostro sé, il nostro sé spirituale e il sé supremo. Possiamo vedere che esiste, che noi siamo veramente esseri spirituali, il corpo è il veicolo, non è la persona, è lo strumento che noi usiamo, il nostro corpo, lì percepiamo il nostro vero sé, e il sé supremo, perché comunque siamo inscindibilmente legati, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, dice gli esseri viventi in questo mondo sono Jiva Bhutta Sanatana, lui dice in sanscrito, sono i miei frammenti eterni. Lui è il Supremo, noi siamo i suoi frammenti eterni, non c'è niente, cioè una proprio eternamente siamo così. Dobbiamo solo scoprirlo, tutto qua, no? Capito? Dobbiamo solo trovare il modo. E lo yoga è il metodo scientifico, diciamo, scientifico, cioè nel senso che quando è applicato correttamente ci permette di percepire questa realtà più elevata. Fino a qui si capisce? No? Questo è yoga, no? Si intende, il vero concetto yoga, cioè nel senso la vera comprensione dello yoga in tutte le scuole tradizionali. Quindi il fine dello yoga, il fatto del benessere fisico è il preliminare dello yoga, è la parte introduttiva. Il fine dello yoga è la realizzazione del sé e la realizzazione del sé supremo, no? questo collegamento. Che quello è lo stadio considerato di perfezione della vita, cioè nel senso lo stadio nel quale la persona trova il suo completo equilibrio, no? Manifesta completamente tutte le sue potenzialità, le sue qualità, quando arriva in quello stadio. Quindi lo yoga è il processo per portarci a sviluppare queste qualità divine che sono già presenti, latenti in tutti noi, in tutti. L'unica differenza è che alcuni sono più condizionati, alcuni meno, l'unica differenza è lì, no? Ma siamo tutti fratelli spiritualmente, siamo solo, diciamo, ci troviamo in diverse fasi di evoluzione, no? La coscienza, no? Quindi per yoga si intende questo. Noi oggi però il titolo è i principi basilari del Bhakti Yoga. E cos'è la Bhakti allora? Perché yoga sono diversi tipi di yoga. Sempre nella Bhagavad Gita Krishna dice, poi se volete qui abbiamo i libri, sono importanti, Krishna nella Bhagavad Gita dice che lo yoga è come una scala. Yoga Ruddha, Yoga Rurukshu, come una scala composta da diversi gradini, diversi step evolutivi. Le prime parti sono la parte del Karma Yoga, più l'attività, quando una persona è ancora molto legata all'attività in questo mondo, benissimo, allora può usare le sue attività per, diciamo, collegare le sue attività per un fine più elevato, no? Tipo il volontariato, le persone operano il volontariato magari per un fine spirituale, per un fine, no? Benefico per la società, tipo karma yoga, no? Vuol dire che una persona, come dire, non può fare a meno di agire, ma può comunque purificare la sua azione offrendo il frutto delle sue attività al Supremo e a tutti gli esseri viventi. In quel modo, quel karma, karma vuol dire azione, quell'azione diventa karma yoga, no? La collega con qualcosa di più alto. E quindi lui si eleva, quindi c'è un primo gradino, può essere il karma yoga, poi più elevato c'è jnana yoga o lo yoga della conoscenza, della ricerca filosofica, dello studio, la ricerca, no? L'analisi. Poi sono tante forme di yoga, sankhya yoga, adesso non c'è tempo, non è questo l'argomento, sono tanti gradini di evoluzione. Poi c'è l'ashtanga yoga, lo yoga in 8 fasi che porta verso la meditazione. Però in generale i gradini principali sono quelli. Prima l'azione, imparare a agire con distacco, senza attaccamento al risultato. Agire sì, ma senza attaccamento ai risultati. Quello porta allo sviluppo della conoscenza, da karma andiamo a jnana. E quando la persona sviluppa conoscenza spirituale più elevata, poi arriva la meditazione, dhyana yoga o ashtanga, e parla ashtanga yoga. Sono fasi naturali che le persone passano. Passano
magari in qualche anno o anche in qualche vita, non è che li passiamo tutti da un momento, queste fasi possono richiedere diverso tempo. La Bhagavad Gita spiega queste cose, no? Si evolve attraverso vari gradini, quindi prima l'azione, azione senza attaccamento, poi si sviluppa la conoscenza, poi si intraprende la meditazione e poi si arriva gradualmente proprio alla realizzazione del sé. E Bhakti Yoga, sempre sull'autorità di Krishna nella Bhagavad Gita, alla fine l'ultimo verso del sesto capitolo che parla proprio dello yoga, lo yoga in otto fasi, che è quello più conosciuto, no? Le asana, tutte le diverse fasi, nell'ultimo verso Krishna dice proprio che il devoto, cioè la persona che pratica, dice Bhakti Yogi, cioè il Bhakti Yogi, colui che è impegnato con devozione al mio servizio, dice, quello è il migliore di tutti. Cioè, tra tutti gli yogi io lo considero il migliore. E se lo considera lui, non è che è l'ultimo arrivato. Se lo dice Krishna, se lo dice lui, avrà qualche valore. No? In che senso? Ma non è un'affermazione così senza senso. Bisogna studiare bene tutte le tappe. Nel senso che abbiamo appena detto che la fine dello yoga è l'unione, abbiamo detto prima, no? Il fine ultimo è l'accollegamento, collegarsi con questa realtà più elevata. No? Quindi Krishna dice, chi si impegna in questa forma di yoga, il Bhakti Yoga, che consiste direttamente nel servizio a me, è il migliore degli yogi, perché, come dire, ha già raggiunto lo scopo in un certo senso, o comunque sta, infatti, diciamo, nella scienza tradizionale dello yoga ci sono due vie, c'è una via diretta e una indiretta, ambe due valide, ognuno sceglie la via che preferisce. C'è chi sceglie la via indiretta, graduale, un gradino dopo l'altro, karma, ghyana, dhyana, eccetera, e chi sceglie una via diretta, la bhakti è la via diretta, che può iniziare anche una persona che non ha fatto chissà quali evoluzioni in precedenza, o chissà quali studi, o chissà quali austerità, penitenze, o no, sacrifici può aver compiuto in questa vita o in vite precedenti, chiunque. Chiunque può iniziare a praticarla già da subito, anche se è ancora molto condizionato. È una via diretta che se riesce a praticarla correttamente, velocemente può come dire, bruciare le tappe, velocemente può stabilirsi veramente nello stadio di realizzazione. Io ho molti amici nel campo dello yoga, abbiamo molte scuole di yoga con le quali collaboriamo, abbiamo qui 3-4 insegnanti che vengono qua, che hanno le loro scuole e frequentano il centro, diverse parti, Valdagno, Vittorio Veneto, Pordenone. Loro vengono e siamo molto amici, effettivamente loro ammettono, a me me l'hanno detto più di una volta, che le persone, dice, che riescono, che poi ognuno è libero, sono questioni di scelta, ognuno ha il suo gusto, a me piace una cosa, a me piace l'altra, no? Va bene. Però loro stessi ammettono che loro insegnano un altro tipo di yoga, più fisico generalmente, o al massimo pranayama, respirazione. Però ammettono, perché loro stessi lo stanno praticando, no? Per quello vengono qua, no? E ammettono che effettivamente il Bhakti Yoga ha una marcia in più per raggiungere la realizzazione del sé. Se siamo interessati a benefici fisici così, meglio, anche noi consigliamo, fate Hatha Yoga, cioè più fisico, se uno ha qualche disturbo fisico, oppure anche il Pranayama è molto benefico per aiutare un po' a calmare la mente, la respirazione, no? Esercizi di respirazione aiutano. Però effettivamente il Bhakti Yoga, diciamo velocemente, è tra le diverse forme di yoga, è quello che più velocemente ci permette di venire in contatto con questa natura più profonda, spirituale, e agire già a quel livello. Allora, col vostro consenso, col vostro permesso, io parlerei oggi dei principi basilari del Bhakti Yoga direttamente. Questa era un po' l'idea. Non sapevo bene di cosa parlare, però speriamo che ci siano che possa andare bene, magari dice, ma è troppo. Magari lo sto dicendo, io adesso non è che dico che io lo sto praticando da un po' di anni, ammetto onestamente che c'è ancora tanto da fare, specialmente studiando bene questi principi, ho visto che ci sono tante fasi evolutive anche all'interno del Bhakti Yoga, come nelle diverse forme di yoga sono diverse fasi, abbiamo detto diverse step. Anche all'interno del Bhakti Yoga, che è la via diretta, ci sono comunque le diverse fasi evolutive. Quindi Bhakti può essere tradotto, il termine Bhakti può essere tradotto come devozione o amore.
amore, devozione, no? Sentimento di, no? Sì, devozione, di servizio. Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il nostro fondatore, che è considerato il più grande autorità nel campo della cultura vedica, del Bhakti Yoga, dagli studiosi anche, lui ha volutamente ha tradotto il termine Bhakti come servizio devozionale. Dice, lui traduceva, servizio con devozione, no? Servizio devozionale, usava sempre questo termine, Bhakti Yoga, lo traduce così, perché alcuni maestri o alcuni studiosi lo traducono semplicemente come devozione, però devozione è un po' vago, può essere un po' vago, nel senso che uno fa presto a dire, beh, tanto io basta che ho un sentimento interiore di devozione, io amo già Dio, amo il prossimo, quindi sono già a posto perché ho un buon sentimento verso tutti, ho già raggiunto, no? Ho già raggiunto la perfezione della Bhakti, no? Ma può essere un po' tricky, come si dice, ingannevole questo concetto, può essere, perché la comprensione è, se tu ami qualcuno, se noi amiamo veramente qualcuno, gli offriremo del servizio a quella persona, giusto? Se l'amore, perché si fa presto dire, ma mio caro, ti amo molto, benissimo, ma se mi ami molto fai qualcosa per me, no? Se io amo qualcuno poi faccio qualcosa. Ogni tanto mia moglie me lo dice, io sono sposato tanti anni, dice sì, ma mi vuoi bene, ma, sai, se mi fai un regalino mica mi dispiace, ma lo sai che ci vogliamo bene, no? Non dice, che serve il regalino, no? No, il regalino significa, no? È la dimostrazione pratica, perché comunque per fare un regalo devi uscire, andarlo a comprare, devi spendere, no? Che ne so, capito? O se devi fare, no? C'è un sacrificio. Allora, quel sacrificio, diciamo, è un'espressione più consistente del nostro amore. Di solo qualche parola va bene, è già qualcosa, ma è facile dire. A fare è un po' più impegnativo, giusto? Quindi Prabhupada, che era molto esperto e aveva visto bene, perché poi nel mondo lui è tanti anni in India, con tante persone che parlano di spiritualità, ma non sempre sono coerenti, no, con quello che dicono, ma questo non è solo in India, questo è dappertutto, no? Allora lui molto intelligentemente dice, bene, bei sentimenti sono buoni, come si dice, buone intenzioni, benissimo, però vogliamo vedere anche il servizio, no? L'applicazione, ci deve essere un'offerta di servizio, quella è la prova che c'è l'amore, quando c'è l'amore c'è il servizio, non è inscindibile, se l'amore è forte anche il servizio è presente, se no può diventare una posizione di comodo, no? Quindi Bhakti Yoga essenzialmente possiamo dire così, Bhakti Yoga è l'arte di imparare a usare tutto al servizio di Dio e degli altri esseri viventi, essenzialmente possiamo metterla anche così, Bhakti Yoga, facciamo principi molto base, imparare l'arte di usare tutto in uno spirito di servizio, non più usare tutto per il mio piacere, che questa è considerata una mentalità malata, una mentalità condizionata, anzi è proprio quello che ci porta alla sofferenza, perché ogni volta che noi facciamo qualcosa per il nostro piacere egoico, egoista, quell'azione genera il karma, no? Dicono tutte le scritture, non solo i vedi, le azioni egoiste portano delle reazioni, portano delle conseguenze, nella forma di sofferenze fisiche e mentali. No? Le azioni interessate, poi se sono azioni virtuose portano dei benefici materiali, ma comunque non liberano la persona, al massimo la fanno diventare un pochino più virtuosa, appunto un po' più buona così, ma non, diciamo, non libera veramente, non gli permette di sperimentare delle forme di soddisfazione molto profonde, spirituali. In altre parole, resta ancora condizionato, magari meno, Prabhupada diceva, come un prigioniero di prima classe, come prigionieri politici,
sono in prigione, però vengono trattati meglio, gli danno la televisione, gli danno la cella personale, no? li trattano un po' meglio, ma è sempre in prigione, non è libero. Così una persona virtuosa di questo mondo che non è realizzato nel sé, non è realizzato spiritualmente, è un prigioniero, però è un prigioniero, no? di riguardo, diciamo, no? Si vive un po' meglio, no? Perché le persone... Ed è buono e dobbiamo incoraggiare tutti a vivere una vita più virtuosa, più equilibrata, essere più buoni, gentili, rispettosi. Queste dovrebbero essere cose basilari che già sembrano rare quelle oggi, diciamo. Ma c'è di più, c'è di più. Si può raggiungere stadi molto elevati di soddisfazione interiore e anche di estasi proprio, stati di molto elevati di felicità spirituale, attraverso il processo dello yoga. Diretto, Bhakti Yoga, o indiretto attraverso diversi stadi. Quindi il Bhakti Yoga in se stesso è imparare quest'arte, imparare l'arte di usare tutto, non più tutto quello che ci viene, no? Quello che la natura, Dio ci dà, imparare a usare tutto in uno spirito di servizio. Questo è un trucco importante, è molto importante, perché in realtà... I Veda dicono, in realtà noi siamo già servitori, la nostra natura vera, profonda, è che noi siamo già servitori. La nostra natura è quella di essere al servizio degli altri. Troviamo più piacere nel servire che nell'essere serviti in verità. Certo, uno molto condizionato dice, no, quando mi servono io sto molto bene, quando gli altri mi danno. Sì, ma tu vedrai, continua pure, insisti pure, ma vedrai che anche se ti arriva tutti ti servissero, poi alla fine non sei ancora soddisfatto. Qual è la prova? La prova pratica. Vediamo tante persone ricche, famose, che hanno tutti li cercano, tutti li vogliono, eppure magari finiscono, si suicidano, oppure hanno bisogno della cocaina per andare avanti, alcol. No? Non avete mai incontrati? Ce ne sono tanti, poi i giornali ne parlano. Persone che hanno... Ma come, aveva tutto? Marilyn Monroe aveva tutto. No, aveva ogni cosa. La donna più ammirata del mondo. Eppure... dicono sì, però lo stesso sempre c'è, no, poi le domande alla fine, finiamo prima tutti i punti. In ogni caso ci sono tantissimi esempi di persone insoddisfatte. Noi per esempio c'era George Harrison, che era molto amico del nostro movimento, no? Lui diceva per esempio, io sono ricco, famoso, tutti mi cercano, però non riesco a avere degli amici, dice, perché tutti mi vengono da me solo per interessi materiali. O raramente riesco a trovare degli amici. Muhammad Ali era molto amico anche con uno dei nostri guru del nostro movimento. Lui diceva, sono diventato ricco, famoso, adesso ho qualsiasi cosa dalla vita. Un giorno gli sono parlati insieme molto cuore a cuore, no? Ha detto, però fa rimpiango quando vivevo nei ghetto, quando ero un ragazzo, la vita semplice. Adesso non riesco più neanche a dormire, no? Capito? Già la mattina arrivano un sacco di persone, tutti mi disturbano. No, capito? C'hai tutto, ma la tua mente è disturbata. Ma così ci sono tantissimi. Basta solo andare personalmente, andare più in profondità. Perché comunque è contro natura, cioè, come dire, la nostra natura è già spirituale. È già spirituale, se noi ci crediamo o no, in un certo senso non è molto rilevante. Non è molto rilevante. Sì, se non ci crediamo, non la percepiamo, va bene, ma non cambia affatto. Devi solo, come dire, si tratta di andare un po' più in profondità e poi vedi che c'è. E la prova, ripeto, è che se una persona ha tutto quello che è desiderabile in questo mondo, ma non ha una coscienza elevata, non ha una coscienza spirituale, non impara a vivere uno spirito di servizio, non è mai contento. Le persone egoiste non sono mai contente. Anche se gli dai tutto, non sono mai soddisfatte. Non so se avete notato. No? Avete avuto questa esperienza? Così, perché è contrario, è contro natura. Invece, al contrario, le persone che hanno lo spirito di servizio, le persone che imparano a servire senza aspettative, sono i più felici, sono quelli più soddisfatti. Poi, certo, bisogna stare attenti a chi servire, a chi offrire il nostro servizio, quello è un altro argomento. Cioè... quello è un altro argomento.
Ok, tenete un minuto, dopo sentiamo i vostri, non ci metto tanto, sentiamo i vostri commenti e esperienze. Poi si tratta di capire a chi offrire il servizio, quello sì, o come offrire il servizio, ma servire dobbiamo, è la natura, altrimenti non possiamo, come dire, non possiamo trovare quell'equilibrio, quella soddisfazione che cerchiamo. Quindi Bhakti Yoga è l'arte di usare, imparare a usare tutto al servizio di Dio e degli altri esseri viventi, no? Per un fine più elevato. Questo è un metodo naturale, anche più semplice, non si tratta di rinunciare artificialmente o prematuramente al mondo, no? Dice, io mi ritiro e faccio, non c'è bisogno di ritirare. Il Bhakti Yoga, a differenza delle altre forme di yoga tradizionali, il Bhakti Yoga può essere praticato benissimo anche in una vita di famiglia normale, nella società, una persona ha una sua attività, le sue responsabilità lavorative, familiari, non c'è problema. Il Bhakti Yoga non è quello di rinunciare al contatto col mondo, gli oggetti, le responsabilità, ma piuttosto quello di usare tutto per un fine più elevato, no? Accettare tutto in uno spirito di servizio. Questo funziona perché comunque va a ritrovare quello che sei tu, capito? Cioè provando, allenandosi, è un allenamento, allenandosi a servire in modo disinteressato, allenandosi ad agire non più calcolando, cioè faccio questo, poi quell'altro mi dà indietro quest'altro, no? Perché così funziona il mondo, no? Uno fa qualcosa, però già c'è il calcolo, cosa mi deve poi tornare indietro? No? Di solito funziona così il mondo, no? Uno fa e c'è già in qualche forma, c'è sempre l'aspettativa dietro, nessuno fa niente per niente, no? Si dice. È vero, materialmente parlando è così. Invece il Bhakti Yoga è un allenarsi a imparare a fare qualcosa senza aspettative, allenarsi a agire senza un tornaconto materiale. Ed è molto liberante, è molto veramente libera molto. Se impariamo quest'arte, se proviamo a agire in questo modo, scopriamo che effettivamente si può essere molto soddisfatti, perché poi alla fine, quando la persona è in pace, è soddisfatta, anche con poco, basta poco poi, no? Quando uno sta bene basta poco, non è che ci sia chissà quali bisogni straordinari. Le persone hanno bisogno di tanti svaghi, di tanto. Perché le persone in questi giorni, no, sto andando ogni tanto vado a distribuire libri così, a incontrare le persone, no? Siamo incontrati recentemente anche con Alberto, un amico, no? Tanto vado a incontrare le persone e le persone in questi giorni molte volte mi dicono stanno contando i giorni, adesso devo andare in vacanza, manca pochi giorni, no? Non vedono l'ora di fare qualche giorno di vacanza, non ce la faccio più, ogni tanto mi dicono così, no, le persone, non ce la faccio più, non vedo l'ora. Ma quello già, come dire, non vedi l'ora, poi dopo quando vai magari ti rendi conto che non è chissà quale, no? Poi anche alle volte non sempre è così benefica o rigenerante la vacanza come magari vorremmo. Ma a parte quello, il punto che voglio fare è che avere uno smodato bisogno di vacanze non è il sintomo di una vita soddisfacente, si capisce? Non è il sintomo che la nostra vita è soddisfacente, perché se la vita è soddisfacente uno non c'è neanche. Infatti noi vediamo il nostro fondatore Bhaktivedanta Swami Prabhupada, lui non andava mai in vacanza, tutta la vita, da 24 ore al giorno, sempre, 365 giorni all'anno, sempre al servizio degli altri. Era già in vacanza, era già soddisfatto così, soddisfatto nel servire. Soddisfatto nel servire. Io conosco tanti cari amici che sono dedicati con serietà al Bhakti Yoga, sono soddisfatti, no? Abbiamo dei guru che viaggiano tutto l'anno sempre, costantemente al servizio degli altri e non ci pensano neanche a fare vacanze. Capito, se la vita è soddisfatta, quando la vita è impegnata, cioè, quando nella nostra vita abbiamo una missione e la facciamo volentieri, coscientemente, la vita diventa bella. Non c'è questo grande bisogno delle vacanze. Poi se viene, ci sono le circostanze, capito, dipende poi ognuno, ma non c'è questo bisogno. La vita è già, è quello il successo della vita, che la nostra giornata quotidiana è soddisfacente, no? È già appagante in se stessa. E Bhakti Yoga è proprio quest'arte di imparare a fare ogni cosa in uno spirito di servizio.
in uno spirito di devozione, offerta, un'offerta d'amore per il piacere del Supremo e degli altri esseri viventi. Bellissimo. Se riusciamo a applicarlo, possiamo essere completamente appagati in qualsiasi circostanza. Ricchi, poveri, belli, brutti, giovani, vecchi, quelle sono le cose esteriori, ma il sé, la persona dentro è soddisfatta. Abbiamo ancora qualche minuto per... Allora, vi spiego come si evolve, qualche minuto, come si evolve il Bhakti Yoga, quindi, no? In diversi stadi. In diversi stadi, sono tre stadi principali, no? Che però, come ho detto prima, possono evolvere, ci vuole tempo per passare questi stadi, ma Prabhupada dice il Bhakti Yoga è così bello che già dall'inizio una persona può trovare comunque abbastanza soddisfazione, no? Se ci alleniamo, come ho detto, a vivere in questo spirito, di servizio. Certo, dobbiamo dire, per onestà, che se vogliamo praticare correttamente la Bhakti, e noi... Questo testo è importante per chi non ce l'ha, adesso è appena arrivata la nuova traduzione. Esisteva anche prima il Netra della Devozione, la scienza completa del Bhakti Yoga esisteva anche prima, già da anni, però questo è stata una traduzione più completa, quella è stata tradotta più di 30 anni fa, dal francese, non era molto, anche chi ce l'ha già, noi consigliamo di prendere anche questo, perché questo qua è stato curato molto meglio la traduzione dall'originale inglese. E questo testo questo è il testo principale per chi è interessato a praticare il Bhakti Yoga. Questa è la scienza completa del Bhakti Yoga, l'ha intitolato Prabhupada. No? E lì è spiegato, Bhaktivedanta Swami, appunto Prabhupada, lui diceva che per praticare correttamente il Bhakti Yoga, ma possiamo dire anche qualsiasi altra forma di yoga autentica, è necessaria la guida del guru, è necessaria la guida del maestro spirituale, quello è necessario. Dice, sì, chiaro che dice, ma io sono il maestro di me stesso, io sto bene da solo. Sì, noi to some extent, no? A certi livelli possiamo fare da soli un certo progresso, sicuramente possiamo fare, no, una persona intraprendente, no, intelligente, proattiva, che osserva, no, si mette in gioco, no, può sicuramente fare un grande progresso, no, nel miglioramento del carattere, della personalità, ma se parliamo di entrare a livelli elevati di spiritualità, perché è una scienza profonda comunque, la scienza della Bhakti, è necessario la guida di qualcun esperto, come se vogliamo imparare, capito, qualsiasi attività che richiede, no? Uno diventare esperto nel computer o qualsiasi altra cosa, informatica o qualsiasi altro campo, un bravo cuoco, no? Un bravo cuoco, sì, dice, ma io leggo solo i libri per diventare cuoco. Bravo, no? Alberto, cosa rispondi? Se uno dice, io leggo solo i libri per diventare un bravo cuoco, tu che gli dici? Tu che sei un cuoco esperto? Ma ci vuole qualcos'altro o basta il libro? Tu gli dirai, però devi anche un po' di esperienza, hai detto, giusto? Perché sì. Ecco, vedi, non basta solo leggere il libro per sperimentare, ma ancora meglio, noi lo sappiamo, in tutti i campi, se per diventare esperti in qualcosa velocemente è meglio imparare da persone esperte, giusto? Quello è il metodo più veloce. Imparare da persone esperte fai più veloce. Bisogna stare attenti a mettersi nelle mani di persone giuste, dobbiamo essere sicuri che il guru o l'insegnante sia una persona autorevole, che non ha interessi materiali, che non ci vuole sfruttare in qualche modo, quello è un altro argomento, simile a quello che diceva prima. Però se vogliamo fare in fretta è necessario trovare qualcuno, è per questo che nella devozione, nella scienza del Bhakti Yoga è proprio, come dire, un preliminare necessario. Ancora di più quando si parla di cose spirituali elevate, perché noi all'inizio non riusciamo a percepire queste realtà spirituali. Esiste, c'è un grande, quindi c'è tutto un universo, anzi i Veda dicono che questo mondo che noi vediamo, che percepiamo, questo mondo tridimensionale è solo un riflesso incompleto, o comunque solo, come dire, una espressione parziale della creazione. C'è molto di più al di là.
c'è molto, molto di più di quello che noi riusciamo a vedere. Allora, se vogliamo entrare in qualcosa di più elevato, qualcosa di più elevato, di più profondo, lì ci vuole qualcuno che sia esperto. Quindi, ecco, insomma, proprio perché ancora siamo ancora condizionati dalla materia, quindi trovare un guru, una persona che sia elevato nella realizzazione, nella conoscenza spirituale, è necessario, proprio per andare al di là dei nostri limiti. Noi abbiamo i nostri limiti, abbiamo dei condizionamenti, abbiamo i nostri, no? Abbiamo una certa capacità di comprendere certi argomenti elevati, allora da soli arriviamo fino a un certo punto, le nostre capacità intellettuali, psicofisiche ci permettono di percepire fino a un certo livello. L'aiuto di un guru autentico ci permette di andare al di là dei nostri limiti, l'educazione che riceviamo ci permette di andare al di là, grazie alla sua guida. Quindi questo era un preliminare necessario. Quindi, per entrare correttamente nel Bhakti Yoga, per avere successo nell'accompletamento di questo cammino, che spieghiamo adesso brevemente le tappe evolutive, è necessario, è raccomandato Guru Padashraya, significa prendere rifugio. Guru vuol dire maestro spirituale, Padashraya vuol dire, Ashraya vuol dire rifugio, pada ai piedi, rifugiarsi ai piedi del guru, cioè nel senso, no? Accettare la sua guida, diciamo, il sentimento di umiltà ci vuole l'umiltà. Come qualsiasi persona, se vuole diventare esperto, deve andare da un esperto e umilmente insegnami, no? Se vai lì con uno spirito di sfida, il guru dice, va bene, vai avanti da solo, non c'è bisogno che ti complichi la vita, fai pure da solo. Ma se vuoi, se sei interessato ad andare veloce, Guru Padashraya, è necessario. Allora, quello è importante come premessa, no? Per l'entrata, questo aspetto deve essere presente. Poi, quando cominciamo a praticare correttamente, cominciamo a praticare con serietà il Bhakti Yoga, passiamo a alcuni stadi evolutivi. Il primo stadio si chiama sadhana. Sadhana bhakti. Bhakti abbiamo, sapete, no? Bhakti abbiamo già detto, no? Devozione, servizio devozionale. Sadhana vuol dire pratica, nella pratica. Prabhupada traduceva sadhana bhakti nel testo come servizio devozionale nella pratica. La pratica del servizio devozionale. Cosa vuol dire pratica? Perché pratica? Perché ancora siamo condizionati all'inizio, no? Non siamo abituati al servizio incondizionato, non siamo abituati a servire senza aspettative, siamo abituati a fare qualcosa, no? Aspettandoci qualche forma di tornaconto. Quindi è una pratica, dobbiamo praticare la sadhana bhakti, no? Quindi sadhana bhakti vuol dire pratica. La sadhana bhakti si divide in due fasi, la pratica si divide in due fasi. La prima fase si chiama vaidi vuol dire regolata. La prima fase di pratica è regolata da cosa? Regolata dagli insegnamenti delle scritture e degli insegnamenti dei maestri, per quello che ci vuole il guru, no? No? Cioè la prima fase è quella, perché la persona non sa ancora non abbiamo la capacità di capire bene, no? Di discriminare, no? Ciò che è favorevole o no, non riusciamo subito a capire. Quindi la prima parte, se vuoi dire, è la parte peggiore, la parte iniziale della Bhakti. Prima ancora, da due punti di vista, dice, ma allora qui è scoraggiante. Allora, la Bhakti in se stessa tutta è molto incoraggiante, perché già dall'inizio una persona può avere dei benefici, può sentirlo, se prova, se ci alleniamo a praticare, vediamo che ci sono dei benefici. Però non tutti i benefici, all'inizio è regolata, perché non tutti i benefici li ottieni subito, anzi, all'inizio sono i benefici più limitati, i benefici completi verranno dopo, nelle fasi seguenti. Proprio perché siamo condizionati. Comunque questo è un passaggio obbligatorio. Quindi la prima parte di pratica è vaidi, regolata significa, no? Appunto, seguire le indicazioni del guru, delle scritture, dei maestri nella tradizione.
provare. Loro dicono, beh, fai, magari segui una certa pratica, se poi fai un po' di meditazione sul mantra, capito? Segui un tipo di vita, uno stile di vita più regolato, magari alzati presto al mattino, capito? Non fare, evita vizi inutili, studia le scritture, recita il mantra, cioè diverse forme di pratiche. Poi la seconda fase, cioè quando poi una persona comincia a praticare correttamente, la sua pratica nel giro di un po' di tempo, ma questo po' di tempo un po' di tempo dipende dalla determinazione e dalla serietà dell'individuo. Questo po' di tempo può essere anche un bel po' di anni, o anche più di una vita, dipende. Uno dice, sì, ma io me la prendo comoda, va bene. Insomma, non è uguale per tutti, no? Però le fasi ci sono presenti in ogni caso, che sia che uno le passi in qualche anno o che le passi in più di una vita, le fasi sono quelle evolutive, diciamo. La prima fase della sadhana è pratica, la prima fase della pratica è regolata, lo scrivo anche in italiano così tanto per regolarsi, quindi regolata, e la seconda fase è raganuga, vai di sadhana bhakti, raganuga in sanscrito, raganuga possiamo tradurlo come, chi ha qualche idea? Spontanea. Qui è regolata e qui è spontanea la pratica. Cioè prima è come uno che si allena, no? Come qualsiasi cosa, di nuovo la cucina, la musica, uno impara una cosa all'inizio, sta lì, guarda gli accordi, no? Oppure cucina, deve misura bene tutto, no? Con la bilancia, tutti i pesi, no? Molto, no? Molto regolato, no? Poi quando diventa più esperto a cucinare, quando diventa più esperto a suonare, poi fa anche gli assoli dopo, no? Fa gli assoli senza assaggiare dove mettere le mani, non guarda neanche più, no? Le mani vanno da sole, no? Qui diventa spontanea la pratica. Prima regolata e poi diventa spontanea, cioè lo fa volentieri, non è che ci deve essere qualcuno, il guru o non so, le scritture o altri che dicono, no, ma guarda che dovresti fare così, no. Lui ha praticato, ha percepito un po' dei benefici della pratica e adesso va avanti da solo. Cerca da solo, no? Si cerca lui, cerca lui di essere, vuole praticare, no? Prima lo fa per bisogno, adesso lo fa per piacere. Prima fa per bisogno, dice sì perché ho bisogno, questa vita è una lotta, ho bisogno di proteggermi, ho bisogno di una pratica, va bene, no? Come le persone praticano meditazione, praticano yoga, eccetera. I benefici ci sono e quando senti i benefici poi alla fine diventa spontaneo, si capisce, no? Quindi pratica all'inizio regolata e poi spontanea, semplice. La fase seguente, quando una persona passa, e qui poi ci sono diversi stadi, la fase seguente si chiama, qui sadhana bhakti si chiama bhava bhakti. Comunque non vado molto nei dettagli, sennò diventerebbe, però insomma tanto per saperlo. Perché qui già siamo in stadi alti, qui siamo già a livelli elevati. Bhava bhakti, bhava in sanscrito significa emozione, estasi, emozione. Quando la persona ha raggiunto questo stadio di pratica di sadhana, pratica regolata, scusate, spontanea, uno stato spontaneo nel quale spontaneamente pratica, no, con entusiasmo, volontariamente, no, non perde l'occasione di poter praticare, in quello stadio gradualmente sviluppa questo stadio di bhava bhakti, di emozione, cioè comincia a provare delle emozioni profonde nella sua pratica, perché come abbiamo detto la nostra natura è già spirituale, lì viene fuori proprio gradualmente la nostra natura profonda, divina, piena di qualità, piena di felicità. E in questo stadio la persona sperimenta, come ho detto prima, costantemente, dice, in uno stadio di maturi, di bhava bhakti, la persona è costantemente, vive un'emozione dopo l'altra, molto profonda, emozioni spirituali molto profonde, alle volte piange, alle volte si rizzano i peli sul corpo, alle volte, no, può arrivare anche a stadi di perdere coscienza, capito? Emozioni molto forti, no? Molto forti, spirituali, molto elevate, che vengono naturalmente, non si tratta di impegni, poi alcuni vogliono imitare, ma non sono cose che si possono imitare,
sono stati molto elevati. In questo stadio, qui, in questo stadio, diciamo, il piacere materiale è ancora interessante, è ancora abbastanza interessante. No? Il piacere del sesso, delle non so, capito, intossicanti, alcol, droga, qui è ancora abbastanza interessante, perché ancora, diciamo, siamo ancora molto a livello fisico, sensuale, no? La parte sensuale è ancora forte qua. Qui già meno, qui comincia a capire perché è diventato spontaneo, perché sta raccogliendo i frutti, sta raccogliendo i benefici, no? Sente il miglioramento, sente una soddisfazione più profonda, superiore alla soddisfazione che danno i piaceri materiali. E quindi pratica spontaneamente, e in questo stadio naturalmente anche, diciamo, le attrazioni materiali diminuiscono naturalmente. Cioè, no? Come la bilancia, no? Io vedo, fanno questo esempio: quando aumenta il piacere spirituale diminuisce l'attrazione alla materia, e viceversa. È così, è sempre, non succede, come dicono, tutte e due insieme. Quelle sono, qualcuno la racconta così, no, ma tu vai, no, dici, puoi sperimentare alti livelli di spiritualità nello stesso tempo anche essere attaccato. Se sei ancora molto attaccato alla materia, vuol dire che non sei andato in livelli molto alti. Dobbiamo già capirlo, no? Però ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Ma non dobbiamo neanche ingannare le persone. Però Prabhupada diceva, noi il nostro servizio dobbiamo essere onesti e dire veramente le cose come stanno. Se siamo troppo attaccati alla materia, la via della Bhakti forse, o la via dello yoga in generale, forse non è la cosa giusta, no? Se però siamo interessati a scoprire un tipo di felicità molto più elevato, più alto, più spirituale, più profondo, allora qui si può, no? Quindi in contatto con Dio. Sì, sì, esatto. Già, in realtà, grazie, in realtà siamo sempre in contatto con Dio. Qui siamo un pochino, prima non lo sentiamo, qui cominciamo a sentirlo, il contatto con qualcosa di più elevato, perché Dio è uno per tutti, no? Siamo in contatto con un livello spirituale, questo si comincia a percepire, qui è molto chiaro, qui è proprio, e poi il prossimo c'è quello che pervade tutto, siamo in un altro stadio ancora. Comunque il punto che volevo fare è questo: allora in questo stadio qui è l'attrazione, il piacere materiale è ancora abbastanza forte. Qui già è diminuito perché sta sperimentando i benefici, qui praticamente diventa insignificante, dice, no? Dicono i Veda. Quando una persona sperimenta questi stati di estasi così profonda, i piaceri materiali sono come un sogno, no? Lontano, come dire, no? Sì, può avere tutto, è una persona che può avere tutto dalla vita, anzi in questo stadio sono già dei guru praticamente, sono già persone molto elevate, possono già avere quello che vogliono, no? La natura gli dà tutto. Però no, non sono già più interessati, sono loro che non vogliono più, perché, come dire, quando c'hai una torta con la panna molto buona, gustosa, il pane secco non ti interessa più di tanto, no? Può fare quello che vuole, ma gli interessa qualcosa di più, no? Perché la nostra natura è, noi siamo cacciatori del piacere, tutti noi siamo alla ricerca del piacere, la nostra natura, tutti cerchiamo il piacere. Poi chi lo cerca in un modo sano, chi lo cerca in un modo malato, ma quello è un altro discorso, no? Ma noi tutti vogliamo, no? Cerchiamo il piacere. Quindi in questo stadio il piacere, come ho detto prima, è così forte, intenso, che la persona vive costantemente queste emozioni, una dopo l'altra. La sua vita è piena, soddisfacente. Il piacere materiale è qualcosa di distante, no? Non diventa per niente interessante. E poi abbiamo anche l'ultimo stadio, e chissà chi ci arriva, però noi sono grandi, grandi maestri sono arrivati, che si chiama Prema Bhakti. Va bene. Prema Bhakti. Scusate, Bhakti. Va bene. Prema Bhakti, quindi Prema Bhakti, nel quale qui la persona, diciamo così, la natura originale in questo stadio, quando dopo aver sperimentato molti anni di una vita molto appagante, no? Di costante soddisfazione interiore, no? Di emozioni molto profonde,
La persona arriva alla fine a sviluppare anche completamente. Prema significa amore puro, puro amore, eh? Puro amore di Dio per Dio e tutti gli esseri viventi. In questo stadio, diciamo, la persona, come dire, non solo in questo stadio comincia a avere la rivelazione, dicono la tradizione, comincia veramente, non è solo, no, che esiste Dio, esiste un mondo spirituale, noi diciamo vedremo quando sei, no? Lui in questo stadio comincia a vedere, no? Capito? Si aprono delle finestre, comincia a vedere personalmente, sperimentare questi stati di realtà molto elevate, vedere Dio, no? Percepire la sua presenza molto, in modo molto tangibile, pratico. E in questo stadio, prema bhakti, nel più elevato, proprio c'è la rivelazione finale, proprio c'è un incontro faccia a faccia col Supremo e la realtà spirituale, il mondo spirituale. Quindi in questo stadio qui non c'è più neanche la possibilità che la materia, che la persona sia condizionata dalla materia. Questi sono i grandi maestri, no? I grandi persone che hanno cambiato il corso della storia, persone che hanno hanno sperimentato personalmente, no? Questi stadi così elevati. Lì non c'è più neanche la possibilità che la persona cada di nuovo a livello materiale, perché l'esperienza è così elevata e così forte che non c'è più paragone. Vabbè, noi per noi siamo più interessati, magari noi, la parte che può interessare noi è questa parte, magari. Bene. Tempio ho finito, adesso se volete nel Tempio, intanto vi ringrazio per la cortese attenzione, vedo che siete stati molto attenti e partecipi, vi ringrazio. Hare Krishna. Allora, dicevo, adesso per chi vuole nel Tempio c'è la cerimonia del Guru Puja, l'offerta, no, del rito al maestro spirituale, il Guru. Poi sarà il Kirtan dopo le 7. Invece chi preferisce, vuole stare qua qualche minuto ancora, possiamo sentire un po' le vostre, condividere un po' insieme se avete dei commenti, delle domande. Come preferite. Alberto, ci vediamo allora. A presto, grazie. Avevo un impegno. No? Bene, se avete voi qualche commento, qualche domanda. Prima. Prego, le ragazze avevano di. No, prima lui allora, sì. Che stanno registrando così col microfono, grazie. Servire gli altri. In questa società come si fa a servire senza niente in cambio? Cioè, lo dica lei. Come si fa a servire senza aspettarsi niente in cambio? No, in questa tipologia di società. Allora, se mi rifai meglio la domanda, come facciamo a servire? Come facciamo a aiutare gli altri? Ah, ecco. In questo contesto di società. Come facciamo ad aiutare gli altri e aiutarli senza aspettarsi niente in cambio? Sì, lo so, come ho detto, noi non siamo abituati, non è che siamo abituati a agire così, questo è rivoluzionario, agire in questo modo, è chiaro, non è una cosa che fanno tutti, molto raro anzi, quando troviamo qualcuno così restiamo colpiti, no? Restiamo colpiti, mia moglie mi ha raccontato che c'è una ragazza, c'è sua sorella che è disabile, no? Di mia moglie. E lei ha incontrato nella comunità dove sta a Milano una ragazza che è proprio dedicata agli altri, proprio con grande entusiasmo, fa ore in più, così, no? Però, no? Si vede che lo fa proprio con devozione. È veramente spicca, è una cosa strana, ha detto. Non ne ho viste, cioè è raro, molto raro vedere persone così. No? È molto strano, è molto raro. Qualcuno c'è che sta... infatti hanno fatto amicizia, sta approfondendo anche. È raro? Sicuramente è raro, ma non è che se qualcosa è raro, cioè non è che perché la maggioranza fa in un modo per forza è giusto. Comunque la tua domanda è come si fa?
Come si fa? Perché noi diciamo è raro, ma lo sappiamo che, ma per fortuna, noi diciamo, per fortuna, tutti lo possiamo dire, per fortuna ci sono persone che, no, agiscono senza aspettativa, per fortuna che almeno ce n'è qualcuno, giusto? Quello ci dà piacere. Come facciamo noi a diventare così? Ma io rispondo una frase: l'appetito viene mangiando, capito? Nel senso, noi, come detto prima, la nostra natura è già spirituale. Non è che si tratta di imporre qualcosa di artificiale, noi siamo già servitori in origine. Si tratta di avere il coraggio di cominciare a provare, ma non, magari non tutto subito, ma proviamo. Certo, prima abbiamo toccato il punto, dobbiamo vedere anche chi servire. Piccole cose, bravo, piccoli gesti disinteressati, per qualcuno che amiamo magari, per qualcuno che sappiamo che sono persone che hanno un po' di riconoscenza, perché se facciamo dei piccoli gesti a persone molto egoiste, potremmo rimanerci male, magari non riusciamo a gestire bene la cosa. Allora cerchiamo di vedere, intanto cominciare a praticare con le persone che, no, che hanno un po', no, che sappiamo, che possiamo fidarci, che non sono troppo egocentriche. Cominciamo a fare dei piccoli servizi e scopriamo, e se lo facciamo, poi scopriamo che alle volte può portare grandi risultati. Dice, no, come ha detto un saggio, ha detto, sono rimasto stupito nel vedere come da piccole cose, da piccoli gesti, alle volte vengono fuori grandi risultati. Capito? Noi proviamo a fare piccoli gesti di gentilezza, di servizio disinteressato, no? Di offerta di amore. Proviamo, no? Magari vedendo... E poi scopriamo che è molto più piacevole, molto più soddisfacente di quello che magari può sembrare a prima vista. Evoca nelle altre persone anche sentimenti simili. È sinergico, capito? Si mette in moto un processo positivo di miglioramento. Dobbiamo stare attenti con chi, no? Però proviamo. Modesta opinione anche la tua domanda, mia personale, quindi stiamo scambiando solo delle opinioni. Io credo che non dobbiamo dar nulla a nessuno, ma noi lo diamo nella misura in cui siamo già cambiati noi. Automaticamente l'altro che ci vede diversi, se vuole, ci segue, ci imita. Quindi di fatto, concretamente, noi non dobbiamo far nulla se non cambiare noi stessi. Prima. E qui vengo al dunque. Io avrei qualcosa da dire su quello che hai detto adesso. Prego. Avrei qualcosa da dire su quello. Un minuto, no, ti tieni, che dopo andiamo avanti. Benissimo, cioè, ha detto un punto importante. No, ma non c'è, non è contraddittorio. Non è contraddittorio. È vero che poi dobbiamo cambiare noi per poter veramente ispirare gli altri a cambiare. Questo è un fatto. Però rinforzo il punto che dico, questo è essenzialmente il Bhakti Yoga, lui sta parlando di un altro tipo di pratica. Essenzialmente il Bhakti Yoga si tratta di provare a servire, invece. Se tu offri e ti alleni a offrire servizio, scopri effettivamente dei risultati. Poi, giustamente lui dice, se poi quando tu cambi diventi veramente efficace, ma anche facendo cambi si può dire in due modi. Cioè, ma io prima cambio e dopo faccio, va bene, tu fai quello che preferisci, quello è un modo, prima cambi tu e dopo fai. Invece Prabhupada cosa faceva? No, dice, tu offrendo cambi, capito? È un altro metodo. Il Bhakti Yoga è quello di offrire servizio già da subito. Questo vuol dire, questa è la via diretta. Quando cominci a praticare già subito, cominci a dare già da subito, tu velocemente realizzi, no, queste cose. Però bisogna stare attenti, per quello c'è questo prima, per quello ci vuole la guida del guru, capito? Se no rischiamo appunto di offrire il servizio a persone che non sono meritevoli, poi c'è, ma allora non funziona, era meglio quando ero egoista, meglio che non faccio da solo. Puoi rischiare, no? Puoi rischiare questo. Prego, andiamo avanti. Per quanto riguarda il mio intervento, mi permetto, sì, giustamente hai sottolineato che ho il mio punto di vista, ma confermi il fatto che esiste anche un altro percorso possibile. Certo, io l'ho detto, c'è via diretta, una indiretta. Certo. Quindi giusto per conferire, certo, dare completezza alla conversazione.
Allora, se effettivamente yoga è unione al divino, ed è giusto l'esempio che hai portato tu, che devo lasciare decantare i sedimenti finché rimane pulita l'acqua e vedo il fondo, questo significa che io devo osservare la mente fino a che la mente non produca più pensieri. Ed è in questa fase importante, perché queste fasi in pratica io le identifico sostanzialmente con le fasi di trapasso dei corpi sottili, di corpi che rivestono l'atma o la nostra essenza spirituale, no? Sappiamo che sono cinque: corpo fisico, corpo eterico o energetico, corpo mentale, corpo causale, corpo di beatitudine. Io posso arrivare al divino solo quando trascendo questi corpi. La regolata sì, non un altro modo diverso, ecco, di ma la bava, per esempio, siamo fermi al corpo mentale ancora. No. Qui viene usata la mente, qui regolato, cioè uno controlla la mente, usa la mente, sì, e i sensi al servizio. No, la domanda è, sì, ma la domanda indiretta è... Qui la mente è già spiritualizzata. Sì, ma chi prova quell'esperienza? Chi fa quell'esperienza? Perché non più il faccio io, ma non possiamo dire io, perché sì, non c'è più l'io. Il sé, lì c'è il sé, non c'è l'io, c'è il sé. Appunto, esatto. Quindi siamo oltre la mente. Esatto, qui sì. No, finché c'è l'emozione c'è la mente. No. E quando c'è l'amore che... Capito. È vero, le emozioni di questo mondo fisiche, è vero che sono collegate alla mente, giusto? Non puoi provare l'emozione. Però gli acciari, i Veda spiegano che quando l'essere vivente si spiritualizza completamente la sua vita, diciamo, la mente, c'è una mente materiale, dice Prabhupada, o un'intelligenza materiale, ma c'è anche un'intelligenza e una mente spirituale. Ma non è più mente. Non è più mente. Si può dire, no? si può anche dire che non è. Però diciamo le funzioni, ecco, meglio dire così, le emozioni esistono anche a livello spirituale. Quando anche, cioè una volta che il corpo sottile, composto dalla mente, l'intelligenza e l'ego, no? Una volta che la parte condizionata mentale è stata annullata, dice, no, Prabhupada, dissolta. Prabhupada usa questo termine, il corpo sottile viene dissolto a un certo punto, non c'è più. Qui la mente è trasparente, però le emozioni esistono ancora, però esistono più legate direttamente all'anima, al sé, vengono direttamente dal sé. Esatto, qui sono proprio legate al sé. Non possiamo chiamarle emozioni, ecco, questa è forse per capirci. Queste sono emozioni, sì. No. Per me no. Diciamo così, noi usiamo, le chiamiamo emozioni per farci capire noi, cioè, esatto. Capito? Cioè i maestri dicono, per farci capire, secondo noi non conosciamo ancora l'estasi spirituale, non conosciamo quel tipo di stato, quello stato non li conosciamo, allora per farci capire dice no, allora qui ci sono delle emozioni molto forti, capito? Quelle che avete voi conosciuto in questo mondo qui vengono accentuate, ma sono pure, sono spirituali, sono emozioni, diciamo così, o stati d'animo che vengono dall'animo, stati di grande felicità, di gioia molto intensa. Poi giusto per finire, sì, nella sua terminologia, sì. Convengo con te che effettivamente il maestro serve perché in quel momento si sostituisce al divino, cioè proietta l'immagine del divino su di sé, per cui l'adepto non fa altro che vedere nel maestro una forma di riflesso del divino. Ma questo è un'altra forma che, se andiamo a vedere anche lo yoga di Patanjali, si arriva altrettanto con l'introspezione, con la meditazione e via dicendo. Quindi questo va bene come percorso, per coloro che vogliono affrontare la vita pratica a contatto a tu per tu con qualcuno che ancora si possa identificare come divino. Sì, grazie. Poi si intende, chi è interessato a raggiungere questi stadi, no? Ci vuole il processo, no? Qui stiamo parlando del Bhakti Yoga. Le signore volevano qualche commento, qualche riflessione? Sì, si capiva qualcosa? Bene, qualche altro commento, se no ci fermiamo qua.
andiamo a praticare insieme un po' di Bhakti Yoga cantando il mantra. Voi avete qualche... No? Bene, grazie a tutti, buona continuazione.